Buongiorno cuori nerd! Oggi nuovo video, nuovo unboxing di un'altra kawaii box. L'ho obbligato. Sì, l'ho obbligato. È arrivata, non mi frega niente la roba kawaii, però io l'ho obbligato. Apriamola subito. Tra l'altro oggi abbiamo una new entry nel nostro organigramma societario. Abbiamo uno strumento molto... il cutter carotina. Kakarot! Apriamo. Allora, apriamo. Ma come va bene questo cutter? Apre. Io gli avevo detto di non fare la battuta di Kakarot, ma d'altronde io l'ho obbligato ad aprire la kawaii box e lui... Kakarot! Ci sta. Almeno ci salverò. Apriamo. Allora, aspetta che sento questi, che sono quelli da mettere via, i foglietti con... Con spoiler. E ovviamente inizio io per tante cose. Oddio, aspetta che c'è la cartina. Come si apre? Ok, così. Vedete. Scotch! Lo sai che io tiro fuori la roba che piace a me, vero? Eh sì. Scotch decorativo kawaii! Ve li avvicino. Guardate che carini. Di diversi formati. Io questi li userò. Ah, tema sakura, tra l'altro. A tema sakura. Belli. Quindi bei fiori di ciliegio. Sì. Ve li avvicino. Questi li si può usare anche quando magari, se si va a scuola, se si fanno schemi, tabelle per dividere gli argomenti. Oppure nelle agende, cose così, bricolage, eccetera. Io li uso quando prendo appunti per cose mie e per dividere appunto le varie parti, insomma. Vado io. Tocca a te. Tocca. Vai. Troverà qualcosa di bellissimo. Sicuro. Chi sei? No, cagnolino. Un cagnolino. Tutto rosa. Sì, da mettere insieme al coniglietto d'oro. Anche se forse si vede bianco da voi, però vi assicuro è rosa. È rosa. Dopo lo mettiamo insieme a Dorothy. Con Dorothy. Apriamo. Io sono curiosa, anche perché come al solito io ho le box in mano, in casa da... La borraccia! Bella! Di My Melody, se non sbaglio. Sì? Che bella la borraccia tema sakura! Che cosa carina! Guardate che bella, eh? Questa finisce subito al lavoro. Immediata proprio. Immediata subito. Bellissima la borraccia. La faccia di un uomo che sta prendendo cose di cui... Di cui questo proprio non sento cosa sia, quindi... Cibo? Sembrerebbe sì, cibo. Stiamo registrando dopo pranzo, siamo pieni come un uovo, abbiamo mangiato giapponese. E quindi cibo, yeah! Come lo apro? Amore, abbiamo il nostro strumento di alta abbiamo tecnologia. Abbiamo Kakarot, usa! Di alta tecnologia. No, non ha usato la Kamehameha, però. Non ha usato la Kamehameha. Ah, ci sono tanti. Oh, ci sono cioccolatini. Cioccolatini. Me ne mangi uno e mi senti che non ci siano le mandorle dentro, altrimenti muoio. Se è nocciolina la posso mangiare, se è mandorla. Nocciolina. Ma sembrerebbe... No, è nocciola. Nocciolina. Buoni. Cioccolatini. Facciamo vedere, perché ce lo siamo guardati noi, ma... Cioccolatini, anche questi con i fiori di ciliegio. Buoni, ricoperti. Solo nell'esterno, perché nell'interno non c'è niente. C'è la nocciola. Non tocca a me. E dovrebbe cos'è? Essere l'ultimo. No. Ce n'è ancora. Matite. Anche questi roselline con i fiori di sakura sempre. Sì, con... Con i coniglietti, orsetti. Le mie nuove matite. Sono colorate? No, sono tutte grigie. Non sono colorate. Tutte grigie. Sono tutte grigie da farci la punta, belle. Sono belline. Belline. Ne vuoi una? Ne vuoi una? Anche due. Ci vediamo. No, ci sono ancora più di una cosa. Questo?
Penna con pulcino. Penna con pulcino. Guidetama. Mina penna con pulcino. Giallo. L'unica cosa non rosa per il momento. Pulcino. Perché il pulcino è kawaii di suo. Quindi va bene anche se è giallo. Sì. Dopo ovviamente la proviamo. Mi hai rubato tutto, non c'è più niente. No, no, c'è ancora qualcosa, c'è ancora qualcosa. Ma sono due o è uno? Sono due. Ti tiro fuori. Sticker! 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 Ovviamente. Sticker! Fiorellini. Fiorellini così. Sì. Vediamo, c'è questo. E basta. Uffa, finisce lui. Altri sticker! Così li vedete bene. Ora li guardiamo non li ha neanche guardati. Ora li guardiamo noi. Quel gelatino. L'unicorno. L'unicorno. No, c'era anche la punturina. Il cuore. La punturina è tua. Punturina è mia, ok. Ovviamente. Ovviamente. Allora, abbiamo dai, trovato una controllata, non sì, c'è più nulla. Direi che non ci sia più niente. No, c'è solo la cartina bellissima che mi è piaciuta anche la volta scorsa, che mettono sempre. Molto carina. Non so se si vede, sì, qualcosina si vede. Allora, come anche ho detto, esatto, carino. L'interno è tutto kawaii. Tutto kawaii. È finita anche questa unboxing. La kawaii l'avevamo già portata. E anche questa è una box in abbonamento che si può prendere direttamente dal sito Kawaii Box e ogni mese ricevete una scatola appunto con tante cosine carine kawaii. Kawaii. In questa abbiamo trovato il nuovo cagnolino. Scriveteci nei commenti come volete che lo chiamiamo, che la volta scorsa il coniglietto aveva proprio la faccia da Dorothy e quindi l'ho chiamato Dorothy. Dorothy. E invece lei come la chiamiamo? Scrivetecelo nei commenti. Poi abbiamo trovato la borraccia di My Melody, bellissima, lo scotch decorativo a tema sakura, le matite, sempre a tema sakura, la penna col pulcino, che adesso ve lo giro, con l'ovetto, pulcino e ovetto. L'unica cosa non rosa. Deve sottolineare questa sì, cosa. Sì, sempre. E due sticker e i cioccolatini, buoni. Non ce li dimentichiamo che erano buoni più, quindi miei. Bisogna dargli. Allora, devo dire che questa box mi è piaciuta molto. È venuta sulla trentina d'euro con anche le spese di spedizione. Secondo me tutto sommato, per quello che vedo, anche perché gli scotch comunque costano abbastanza, quindi questi secondo me sarebbero capaci di costare serenamente sui 7-8 euro, quindi su questi ci stiamo. Questi di solito 1,50 euro, 2, anche 2,80 possono costare. Le penne così, secondo Una me, fitte, sì. Anche 6 euro. Anche 6 euro, 4 secondo ci me stanno. Possono costare tranquillamente. I peluche, questi di questa grandezza li trovi anche a 4-5 euro, dipende poi che tipo di peluche sono, eccetera, però di solito comunque qualcosina costano. La borraccia sui 10-15 euro, di solito 8, se proprio perché non è grandissima, però di solito meno di 8 euro non costano, quindi secondo me ci abbiamo guadagnato, cioè sì, questa box sì. Era bella. Quella penna, gli sticker. Esatto, e anche gli sticker costicchiano, quindi comunque secondo me è stata un'ottima box che è valsa pienamente il suo costo, tante cose carine, tante cose kawaii, e secondo me vale la pena. Poi dipende se piace il genere, chiaramente. E da noi è tutto, anche da Mushu che vi saluta e da Kakarot. Io penso. E da Evisau. Non ce la faccio. Io non. Un bacio alla prossima! Ciao!